la nostra riflessione su quanto viviamo insieme oggi e sulla parola di Dio che ci è stato dato di ascoltare sotto una tematica, o meglio sotto una esperienza, l'esperienza del far memoria, l'esperienza del ricordare. Indubbiamente il far memoria e il ricordare è uno dei dinamismi della nostra persona, della nostra vita umana. È uno dei dinamismi attraverso cui si costruisce la persona, cresce e matura la persona. È uno dei dinamismi attraverso cui cresce e matura la società. Una persona immemore o una società immemore difficilmente progredisce, difficilmente riesce a tirar su qualche cosa, ma sappiamo bene per la nostra confidenza, per la nostra dimestichezza con la parola di Dio, che memoria, far memoria, l'invito che senza timore e con fiducia rivolgiamo a Dio stesso, ricordati, l'invito che è l'inizio della saggezza, perché è l'inizio dei comandamenti. Ricordati Israele, fa memoria Israele, attraversa tutta la scrittura da cima a fondo. E poi chiamiamo quello che stiamo celebrando qui memoria, memoriale. Voglio dunque dire che la storia della salvezza si, come dire, si inserisce, fa sua tutta l'umanità, la realtà umana, non veleggia al di sopra, come su di una nuvoletta, ma è ben dentro, è ben radicata, e per venire a esistere non può fare altro che assumere i dinamismi umani, ivi compreso questo così importante e capace di costruire, che è il far memoria. Due modi di far memoria: una memoria costruttiva, che è la sostanza della preghiera di Tobi, tra gemiti e lacrime, si mise a pregare. Come avete ben sentito, il pregare non è un insieme di pie elevazioni, di pie frasette, ma è un narrare, è un narrare, è un riconoscere interventi pratici, concreti e storici di Dio nella storia. Questo è preghiera. Non può esistere preghiera senza far memoria. Perché su che cosa ci fondiamo per poter poi eventualmente chiedere e invocare, se non sul dire a Dio: so bene qual è il tuo temperamento, oh Signore, so bene qual è il tuo stile, so bene come ti comporti, vi sono delle attestazioni del tuo avere interesse per l'uomo, per me, che conosco bene. E le narro, le pongo davanti, ne faccio un memoriale, che non è mai una cosa solo che sta dentro il cervello, è qualcosa anche questo che si fa, si costruisce, si celebra, si tira su, magari è una stele, magari sono alcune pietre su cui poi si sparge il sangue, eccetera, eccetera. È qualcosa posto davanti a me e davanti a Dio, perché lui e noi ci ricordiamo. Torniamo a vivere nel presente, non il passato, ma lo stile di noi, per accoglierlo e farlo nostro. Tobia ricorda, ecco, e proprio su questa base del ricordare interpreta la sua vita, può interpretare la sua vita, e la interpreta non in una maniera chiusa, egocentrica. La interpreta in una maniera aperta al dialogo con Dio e conseguentemente diventa capace di rapporto, di relazione con il prossimo. Riuscirà a cogliere i doni di Dio, riuscirà anche a mettere in piedi un rapporto che non stava più in piedi, che aveva avuto sette sconfitte. Quelle sette sconfitte vengono tutte riscattate. E poi però c'è una memoria amara. La memoria amara è quella della serva, ingiuriata, che fa anche lei memoria,
memoria della vicenda tremenda che Sara vive, passa, ma è una memoria per rinfacciare, è una memoria per dividere, non per unire, è una memoria che giudica, è una memoria dunque che è un dinamismo che non fa uscire da se stessi, che non, come dire, non costruisce rapporti e relazioni. Anche noi, tante volte nella nostra vita, ondeggiamo tra memorie costruttive, memorie aperte, memorie che non giudicano e memorie amare, che giudicano, che dividono. E poi abbiamo sentito anche la pagina del Vangelo, che è una di quelle pagine che non so se capita anche a voi, quando arrivano, di povera, mi riesco a chi dico con queste storie dei sette mariti e via dicendo, e la storia un'altra. Ma credo che alla fin fine, non so se sbaglio, provo a dire quello che suscita in mentalità, una mentalità che possiamo dire materialista, e che dunque è basata, per esempio, sulla quantità delle relazioni, sulla quantità dei rapporti, e non sulla qualità. Allora questa mentalità materialista crede che il memoriale consista, per esempio lo facciamo anche noi quando pensiamo che il memoriale consista nell'impilare buone opere, buone azioni, e metterle davanti a Dio per dirgli: guarda che io mi merito, né? O nell'impilare preghiere, per esempio, una quantità importante anche nella preghiera, ma ecco, impilarle davanti a Dio in una maniera ragionieristica o materialista non è memoria, non edifica, non costruisce. Il Signore Gesù non può accedere a una memoria di questo genere, perché anche come uomo è cresciuto in un modo diverso, in una mentalità diversa, ha incontrato un Dio che è Dio dei vivi, e dei vivi concreti, che hanno un nome, che hanno un volto, che hanno una storia, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. È un Dio di uomini, il Dio in cui il figlio è stato educato e cresciuto nella sua umanità. Un Dio dunque affidabile, un Dio di cui non si ha da aver paura, perché essendo un Dio di uomini, un Dio accolto in storie umane, non si vergogna dei limiti di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di ciascuno di noi. E pertanto le nostre esistenze possono essere ancora un vivente, semplice, umile memoriale da porre sull'altare, davanti a Dio perché se ne ricordi, davanti a noi perché anche noi ricordiamo che Egli è il Signore e dunque che va amato con tutte le nostre forze, ed ugualmente con tutte le nostre forze va amato il nostro prossimo.